Era proprio il cinema che chiamavamo dei Miura. I Miura sono dei tori molto molto difficili per il matador, per il torero. Sono molto grossi, molto pesanti. Glauber diceva, i Miura sono così chiusi, blindati, che neanche una zanzara gli può entrare nel buco del culo. I nostri film erano così. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto, noi faremo il cinema. Se fra 10 anni non siamo riusciti a fare quello che vogliamo, a comunicare col cinema, noi con gli ultimi soldi che ci abbiamo compriamo una pistola e ci ammazziamo. Eravamo grandini, 20 anni, eravamo seri. Eravamo seri, fammi far ridere, perché poi ci siamo detti, ma chi si sarebbe sparato per prima? Dagli anni 40 fino agli anni 70, direi, per una trentina d'anni, il cinema in Italia è la cosa più importante che c'è. È abbastanza straordinario vedere come i partiti politici, i rappresentanti politici, le istituzioni italiane nel dopoguerra combattono per l'occupazione del territorio cinematografico. Cinema politico che a un certo punto inizia a raccontare più la maschera del potere, che è un potere invisibile, infiltrato, e a volte dietro le maschere non c'è più nulla. Allora c'era un escamotage molto rodato, per cui si presentava il film in una città dove si sapeva esservi un pretore democratico, e noi lo facemmo, e arrivò la denuncia che questo pretore respinse, per cui il film, sia pure vietato ai minori di 18 anni, poté circolare. Era così tutto legato al cinema, il 68. Mi ricordo di una telefonata con Sergio Leone, in cui io gli dissi, ho bisogno del suo film, perché il suo film affronta un po' il che fare di Lenin. E Sergio Leone mi disse, ma che stai a dire, ragazzi? È la fotografia di uno stato di fatto, è vero, la televisione oggi è diventata il capitolo di finanziamento più importante di un film. Ed è così in tutti i paesi del mondo, dove però esistono magari 6 reti televisive, dove ci sono delle reti televisive private, dove sono in competizione vera, reale, quindi tu non fai il film di Ken Loach, lo faccio io. In Italia questo non è successo, non c'è una vera concorrenza. Anzi, se mai accordi, non lo fai tu, non lo faccio neanch'io. E quello fuori, e smetti di lavorare, non lavorerai mai più in questa città, come dicevano a Hollywood. Credo che uno dei problemi di questi 20 anni in Italia sia stata un po' l'assuefazione. Ci siamo un po' tutti abituati a considerare normali cose che in una democrazia normali non sono. Tutto è scandaloso, ma niente scandalizza, e che potrebbe anche essere tragico. Comunque sarà un problema di coscienza, però per lo meno ti pone un problema di coscienza. Ma te la poni in questa vita però, non nell'altra. E allora è tutto lì il problema. Certo, dice, ma come, vedi i cristiani? Sì, ma i cristiani fanno tutto quanto per dire te guadagni l'altra vita. Cazzo me ne frega a me dell'altra vita? A me e a quell'altri che io voglio aiutare. Qui bisogna aiutare la gente, non là.